È il 1968 e quest'uomo qui, Jorge Romero, che all'epoca era più giovane, era così, fa uscire il suo primo film, La notte dei morti viventi. Per un simpatico malinteso non fu messo il copyright sulla novità del film, la cosa più importante è lo zombie. Lo zombie come lo intendiamo noi adesso, quindi il mostro che esce dalle tombe con l'occhio che cade, tutto sgommato di sangue, tutto con la pelle che cade, tutto brutto, rancido, eccetera. Perché sì, prima della notte dei morti viventi c'era già stato qualcun altro a portare lo zombie al cinema, ma era lo zombie della mitologia hawaiana, voodoo quindi, che praticamente era questa persona privata dell'anima, quindi senza volontà e senza voglia di vivere. Questa svista sul copyright, che sarà costata milioni a Romero, è il motivo che ha permesso la diffusione così massiccia dello zombie, che è diventato poi un'icona del genere horror. Replicato in tutti i modi, film, fumetti, eccetera, eccetera, per anni e anni, e nel 1996 Resident Evil. E dopo il successo commerciale del primo gioco per la prima PlayStation, per girare lo spot del secondo gioco, nel 98 venne scelto niente po' di meno che il nostro Giorgione. Lo spot della durata di 30 secondi e il costo di 5 milioni fu girato in una ex prigione abbandonata, dove fu girato anche la scena della caldaia di Nightmare. Ma questa non è l'ultima volta che il nostro Giorgione qui lavorerà con la serie di Resident Evil. No, in realtà sì, è stata l'ultima volta quella. Infatti, pochi anni dopo questo spot, gli fu commissionata la sceneggiatura del primo film originale di Resident Evil, che prevedeva i personaggi originali del gioco e come location la villa Spencer. Ma, diciamo, la sceneggiatura non superò mai la fase di pre-produzione per divergenze creative con i produttori. Quindi hanno detto di no a Giorgio Romero, i cui film non solo sono degli ottimi horror, ma sono proprio dei film sociali e politici. Nel primo film, un gruppo di persone è rinchiuso in casa, circondato da zombie. L'unico modo per sopravvivere è la collaborazione, ma la tensione e l'indispezione tra i vari protagonisti, specialmente nei confronti dell'uomo di colore, porterà tutto al macello. Nel secondo film, i protagonisti sono rinchiusi in un centro commerciale. Mentre fuori c'è l'apocalisse, loro si divertono e fanno shopping. Ma l'avidità per gli oggetti e la voglia di consumismo porterà tutto al macello. Nel terzo film, il mondo è dominato dagli zombie e pochi sopravvissuti sono rinchiusi in bunker sottoterra. Qui i protagonisti si dividono in scienziati, militari e civili. L'arroganza delle forze armate nei confronti degli scienziati porterà tutto al macello, riflesso dell'amministrazione reaganiana che all'epoca preferiva investire nella guerra piuttosto che nella medicina. Quindi hanno detto di no a questo e sì a questo. E del film del 2002 salvo solo questa scena. Wow, Milla, ci pure a me. Ma da poco è uscito un nuovo film di Resident Evil, con i personaggi originali del gioco come li intendeva Romero. Il film è l'unione dei primi due giochi e stranamente la cosa funziona. Le storie viaggiano parallele e si influenzano a vicenda. E ci sono anche delle scene di pregevole fattura, alternate a scene brutte e mal cagate. Il film rispecchia in maniera fedele le ambientazioni e le atmosfere del gioco, e nella prima metà è veramente buono, peccato che poi diventa troppo sbrigativo e ha come risultato spessore dei personaggi di un foglio di carta, plot secondari abbozzati, finale abbozzato, gli zombie sono molto ben fatti, ed effetti visivi. Ah, e cosa più importante, c'è quello di Victorious che nel film fa Leon. Meraviglioso, meraviglioso, buon per lui, anche se è un rincoglionito per tutto il film. I primi due giochi di Resident Evil hanno un approccio all'horror molto differente, e mi riferisco ai remake perché è da lì che si sono ispirati visivamente, si vede. E sarebbe stato bello vedere questa diversità riflessa anche nel film. Io considero il primo gioco di Resident Evil come la cosa più paurosa che mi sia passato per le mani, di sempre. Nel primo gioco il cagotto viene dato oltre dalle classiche meccaniche della saga come munizioni limitate, salvataggi limitati, eccetera.
da telecamera fissa e mira automatica. In poche parole, poco controllo sui movimenti del protagonista. Con la telecamera fissa non puoi guardarti attorno, non puoi spiare, a volte ti rende cieco di proposito, quindi tu senti il pericolo che c'è intorno a te ma non lo vedi. A questo poi ci aggiungi che il personaggio ha un palo nel culo e che ogni volta che cambi inquadratura ti devi riposizionare e poi camminare verso la direzione che vuoi. Però in questo modo la villa viene valorizzata esteticamente in modo unico, il che poi contribuisce al cagotto. Poi c'è la mira automatica, dove tu miri orientativamente alla testa, al petto, dove ti pare, e non è detto che tutti i colpi vadano a segno. A questo aggiungerei anche le trappole, cioè la Villa Spencer è piena di trappole ed è considerabile come un nemico in sé. Di conseguenza, gli altri due punti hanno ancora più peso. Mentre per quanto riguarda il remake del secondo gioco, cambia tutto. Adesso puoi mirare manualmente, Leon ha dei controlli molto fluidi e fino a un certo punto del gioco tu vai avanti con le meccaniche classiche, quindi poche munizioni, pochi salvataggi, finché non succede questo. Da questo momento in poi il gioco cambia direzione, perché tu sì, continui a fare le cose che facevi prima, ma adesso hai Schwarzenegger qui che ti cerca attivamente nelle stanze. Cioè dal momento in cui tu esci dalla safe room, lui apre le porte, chiude, si guarda, fa... E mentre tu sei nella stazione di polizia, tu, no, nell'audio, senti proprio orientativamente dove sta. Cioè quello è un bestione, quando cammina si sente, quindi sai bene o male dove si trova e sai quando si sta avvicinando, quando ti avvicina. Una volta che ti trova, devi per forza scappare, perché se lo spari non gli fai un cazzo, devi per forza dartela a gambe. E questa caccia al topo è un tipo di tensione totalmente differente. Sarebbe stato bello vedere questo tipo di dinamiche anche nel film, con nella parte della villa un horror più snervante, più ansiogeno, mentre nella parte della centrale un horror più orientato allo slasher. E per questo avrei preferito un film solo nella Villa Spencer e un altro film solo nella centrale della polizia. Ed è un peccato, perché io credo che l'horror raggiunga il suo massimo attraverso i videogiochi. Questo perché nel cinema l'horror funziona per empatia, cioè tu, se il personaggio è scritto bene, ti affezioni a lui, ti preoccupi per lui e poi inevitabilmente ti immedesimi, proietti su di lui quelle che sono le tue sensazioni e per questo funziona. Per questo ci sono miliardi di horror che fanno schifo alla merda e tu incominci anche a tifare per il cattivo, perché non te ne frega un cazzo del protagonista. Ma in un contesto come quello horrorifico, dove l'immersione è fondamentale per suscitare una qualche reazione nello spettatore, sapere che sono le tue azioni a decretare la sopravvivenza o la morte ha un effetto molto più incisivo, secondo me. Cioè, una cosa è vedere un film e dire «Oh no, spero che lui non muoia!» e un'altra cosa è «Oh no, spero che non mi fanno il culo a carciofo!» Grazie per aver visto questo video e ditemi che ne pensate, se volete, e buon anno!